con loro, col padrone di casa. Vengono dei rapporti di vera e propria amicizia e confidenza che sono stabiliti anche fra i figli del dottore Berlusconi con i figli di Vittorio Mangano, quindi c'era una consuetudine di rapporti molto intensa. Quali erano in verità i rapporti esistenti tra Silvio Berlusconi e Vittorio Mangano? Il mafioso è morto di cancro, in prigione, senza aver chiarito la questione. Si sa che il braccio destro di Berlusconi, Marcello Dell'Utri, è imputato ad aver tenuto stretti rapporti d'affari con la mafia siciliana proprio attraverso il Mangano. Abbiamo scoperto che Berlusconi stesso sapeva, su Mangano e sulle usanze della mafia, molto più di quanto non abbia voluto dire. Un episodio avvenuto nell'autunno 1986 porta una nuova luce su queste relazioni. Comincia tutto in via Rovani a Milano. Questa villa è una delle residenze di Silvio Berlusconi e in quella data diviene bersaglio di un attentato. Buongiorno, di chi è? Un giornalista andato sul posto si è fortuitamente imbattuto nella custodia. Berlusconi, ah, sì? Presidente. Ah no, ma... Il ministro. Ah sì? E lei lo conosce? Lavoro. Lavora qua? Sì. Ah, ma qua è la villa dove c'è stata questa bomba, no? Un giorno? No. Nell'80, tanti anni fa? Ma messo dentro di carta però. Come? Era di carta, non era bomba. Era una cosina superficiale, ecco. Non ha fatto danni. Ah, però una, tipo una... Sì, una cosa minaccia. Leggera, una minaccia. Ah sì? Vado perché ho preso... Oh. Sì. Fin qui purtroppo niente di strano, è il seguito che è interessante. Il giorno dopo l'esplosione, Berlusconi chiama al telefono il suo amico siciliano Dell'Utri, vuole parlargli dell'attentato. Ma altre orecchie seguono la conversazione, quelle dei poliziotti. Il telefono di Marcello Dell'Utri è sotto controllo nel quadro delle inchieste antimafia. Ci siamo procurati questo documento. Pronto? Pronto? Cedo. Eccomi. Allora, Vittorio Mangano. Che succede? Ha messo la bomba. Non mi dire. Sì. E come si sa? Da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ma è fuori? Sì, è fuori. No, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, da come l'ho vista, fatta con un chilo di polvere nera, una cosa grossissima. Ah. L'ho fatta con molto rispetto, quasi con affetto. Ah. Ed è stata fatta soltanto sulla cancellata esterna. Ah. Ecco, secondo me, è come un altro, manderemo una lettera o faremo una telefonata. Viene sulla bomba. Alla Mangano. Sì. Un chilo di polvere nera, cioè proprio minimo. Sì. Cioè proprio come dire, ti faccio sentire. Sono qui presente. Sì. E uno è rimasto a raccomandare, caro dottore. E lui mi ha messo una bomba. Che non sa scrivere. Sì, la vita. Ma glielo ho detto anche i carabinieri, mi hanno telefonato io 30 milioni di catalizzatori, sì, come 30 milioni? Come? Mi dicevano, poi noi lo arrestiamo, gli dico, no, giù per 30 milioni. Poi noi hanno circondato la villa, no? Ah, no. Sì. Noi con la villa siamo scesi io per vedere la macchina, paurosissimi, si sparazzola a noi. Ormai non si avvicina più. Poi che casomai vediamo. Vabbè, sentiremo. Vabbè, aspettiamoci richieste. Ok. Ciao, grazie, ciao. Cosa c'è al di là di queste conversazioni? Al tribunale di Palermo, dove Marcello Dell'Utri è indagato, numerosi testimoni hanno confermato i rapporti d'affari che il gruppo Berlusconi avrebbe avuto con la mafia siciliana. Alcuni testimoni, a volte ricusati, hanno patteggiato la libertà con le loro rivelazioni. Ma sono spesso testimoni di prima mano. Fra questi pentiti, Francesco Di Carlo. Secondo loro, il gruppo Berlusconi all'inizio sarebbe stato molto, ma molto aiutato dai soldi di Cosa Nostra. Sono testimoni credibili per il procuratore Ingroia. Ha indagato per molti anni sulle operazioni finanziarie del gruppo Berlusconi. Ingroia afferma di avere identificato numerose operazioni anomale.
fa buona guardia ai suoi armadi, nei quali ha riposto chili di documenti, di perizie e anche le audizioni di Silvio Berlusconi. Il procuratore punta in particolare il dito sul ruolo giocato da una piccola banca milanese, la Banca Rasini. Sospetta che essa sia stata una delle corsie privilegiate tra il gruppo Berlusconi e la mafia. Banca Rasini è quella che era una banca di riferimento di molti mafiosi siciliani, è una banca nella quale peraltro aveva lavorato anche il padre del presidente Berlusconi, è una banca con la quale il gruppo Fininvest alle sue origini ha avuto rapporti costanti. Quindi per lei ci sono prove? E quello, per questo motivo sostengo l'accusa nel processo dell'Utri. Per mancanza di prove formali, Berlusconi non sarà perseguito in questo dossier, ma il suo amico e collaboratore Marcello Dell'Utri, in compenso, rischia parecchi anni di prigione per collusione con la mafia. Agli occhi di numerosi italiani oggi, questo è sufficiente a gettare il dubbio sull'ascesa folgorante del giovane Silvio, sia nel settore immobiliare che in quello televisivo. Nel 1986, quando Silvio Berlusconi si avvicina alla Francia, non si sa quasi nulla di queste zone d'ombra. Egli vuole conquistare un nuovo mercato audiovisivo. La Francia si apre allora alla televisione privata. Parigi per lui è il ricordo di un'estate in cui, studente universitario, aveva fatto la guida turistica. Per niente al mondo vorrebbe commettere un passo falso. Il suo concetto di TV è perfettamente rodato, grandi dosi di lustrini e di belle donne, declinato alla francese, smoking e paillette. Signore, signorine, signori, buonasera. Siamo felici di darvi il benvenuto su La 5. Ci sono tanti soldi sul piatto. Berlusconi ingaggia a peso d'oro molte vedette della televisione francese. Le star si lasciano tentare. Amanda Lear fa parte del gruppo. Per Berlusconi la televisione deve far sognare. È uno strumento straordinario per manipolare le persone, ma anche per ubriacare il morale. Diceva, quando siete invitati vi voglio vestiti in maniera elegante. Se vi invitano a cena dovete essere simpatici. Perché noi entriamo in casa di milioni di persone, quindi dobbiamo essere simpatici. Ed è stata la prima volta nella mia vita che ho visto i cameraman dietro le telecamere con i papillon. I cameraman. Non si era mai vista una cosa simile. Dopo la grande avventura del rock and roll, sono molto felice di partecipare alla grande avventura della Senk. Buona fortuna alla Senk! La Senk. Una stella del rock and roll. L'eroe di una serie televisiva famosa in tutta Europa, l'ispettore Derrick. Platini, un idolo per tutti i tifosi di calcio. In breve, da Berlusconi ci sono moltissime star. I francesi capiscono al volo che sulla 5 vedranno cose alle quali non sono stati abituati dai canali televisivi pubblici. Telefilm americani a bizzeffe, ragazze molto belle e svestite. Per quanto possa sembrare sorprendente, Berlusconi deve il suo arrivo in Francia alla volontà di un uomo di cultura. François Mitterrand, allora presidente della Repubblica. Ma Berlusconi ha molti avversari a Parigi. Il ministro della cultura Jack Lang si è opposto accanitamente. Artisti e uomini di sinistra rimproverano all'uomo d'affari milanese di stuzzicare i bassi istinti dei telespettatori e di aver fatto concorrenza al cinema italiano con le sue TV commerciali. Per me, prima ancora di parlare di un suo eventuale arrivo in Francia, Berlusconi era già l'assassino del cinema italiano. All'epoca venne persino trasmesso un breve filmato anti-berlusconiano su un canale televisivo pubblico. Abbiamo visto apparire un ometto diabolico, ebro di soldi e di potere, che ha travolto tutto e tutti, non rispettando nessuna regola e sbeffeggiando le istituzioni. Ma Berlusconi ha un asso nella manica. Per aprirsi la strada fino al cuore dello Stato, ancora una volta ha fatto ricorso alla sua arma politica, Bettino Craxi, allora al potere in Italia. Jérôme Seydoux, a sinistra nella foto, è stato il socio di Berlusconi nella sua avventura francese. A suo dire, il ruolo di Bettino Craxi è stato decisivo. Non ci sono stati rapporti tra Berlusconi e Mitterrand. I rapporti erano
tra Berlusconi e Craxi e tra Craxi e Mitterrand. È stato Craxi che ha introdotto Berlusconi in Francia. Non è stato Silvio Berlusconi che di sua iniziativa è andato a trovare Mitterrand.